Benvenuti, bene, ci viziano e anche questa sera dalla regia ci è arrivato questo regalo musicale veramente utile e prezioso perché ci dispone, ci mette di buon umore e spero che sia anche un po' profetico un pochino per tutti noi italiani che stiamo vivendo momenti di grande ansia. Allora, questo è il nostro appuntamento mensile con il dottor Piero Mozzi e con il box Salute, che questa sera è dedicato a un argomento per noi abbastanza nuovo. Parleremo di occhi, che sono poi l'organo della vista, e quindi parleremo di uno dei nostri sensi, quello a cui forse attribuiamo più importanza, anche se per la verità ognuno dei nostri sensi ha un valore importante per la qualità della vita. Allora, di solito abbiamo tutti una visione chiara che l'alimentazione ci può dare salute o malessere. Per la vista resta un grande punto interrogativo, ma sarà il compito del dottor Piero Mozzi questa sera farci capire e dimostrarci come un'alimentazione sbagliata possa far sorgere tutte quelle patologie, sono veramente tante, che fanno soffrire veramente migliaia, migliaia, per non dire milioni di persone, e non solo nel nostro paese ma soprattutto nel mondo. Prima di entrare nel vivo della serata, che come sapete è in diretta, quindi prevede le vostre telefonate, permettetemi di salutare i nostri compagni di viaggio, in primis il nostro Gianni Leani. Buonasera a tutti, ciao Antonella, ciao Piero. Ciao Gianni. Poi prima del dottor Mozzi vorrei un bel primo piano, anzi un piano medio che si veda l'intera figura su una persona che sta diventando sempre più carina oltre che preziosa, la nostra Buonasera. Carlotta Chiappani. Grazie. Benvenuta Carlotta e infine il nostro benvenuto più caloroso al dottor Piero Mozzi. Grazie Antonella, grazie Gianni, grazie Carlotta. Grazie a Annalisa che ha trovato questo stupendo pezzo di Doris Day, proprio fantastico, quindi proprio... Bello davvero, bene, sì. Era una bella figura Doris Day, sì, davvero. Beh, poi questa canzone, dopo Edith Piaf ci mettiamo... Io volevo dedicare la sigla di stasera al governo, eh? Al nostro governo, ecco. Va bene, dai, andiamo, navighiamo un po' a vista. Allora, come vi dicevo, l'argomento è veramente molto bello e potremmo spaziare su tantissime patologie, vero dottor Piero? Sì, 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 sì. Perché sì, proprio. Si va dai problemi, quelli diciamo immensi, più comuni e forse anche quelli, non dico maggiormente risolvibili, ma che comunque non hanno una grande gravità, come non so, diciamo anche quelle infiammazioni ricorrenti, a volte sono stagionali o a volte arrivano anche così all'improvviso, le classiche congiuntiviti, ma poi ci sono le patologie, quelle serie, quelle che dovrebbero in teoria accompagnare la vita degli anziani, ma che talvolta si manifestano ancora prima, come la cataratta, il glaucoma, le retinopatie, le maculopatie. E poi ci sono le bruttissime diplopie che possono sottintendere anche altre malattie più gravi e poi ce ne sono tante altre, io non sto a farvi oggi l'elenco perché forse competerà a voi attraverso le vostre telefonate sollecitarci qual è il vostro vero reale problema. Comunque quando parliamo di vista parliamo di un organo che è collegato direttamente al cervello, quindi stiamo parlando anche di una cosa seria, lo sappiamo che la nostra visione dipende anche dalle immagini che si formano non solo dietro alla retina ma anche quello che viene decodificato dal cervello, quindi è chiaro che ogni cellula del nostro corpo, sia quelle dell'occhio sofisticate sia quelle del cervello ancora più complesse, hanno bisogno di un nutrimento, il nutrimento viene dato, viene portato oltre a, insieme all'ossigeno dal nostro sangue e quindi mi viene da pensare che il dottor Piero abbia ragione, forse c'entra qualcosa anche quello che noi mangiamo. Allora so che lei vuole esordire Piero con una frase saggia dei nostri latini. Sì, che tra l'altro le giochiando di qua di là sono incappati in questo vecchio... In questo vecchio motto che era proprio ita corpus valet, ut valent oculi. Come sta bene il corpo e così altrettanto bene se la cavano gli occhi.
La sapevano lunga. Valet, il valet in latino voleva dire stare bene, no? Che forse l'hanno mantenuto gli spagnoli che si salutano con il vale, no? Non lo sapevo. Sì, io. Sì, quando si incontrano gli spagnoli dicono vale, vale. Ecco, così è. Come noi diciamo ciao, forse loro dicono questo vale. Probabilmente che sia un'antica reminiscenza della dominazione romana di quel popolo, insomma. Senz'altro. Sì, certamente. Gli occhi risentono, sono lo specchio di tante cose, lo specchio del fegato, proprio subito, un'intossicazione del sangue e gli occhi lo segnalano subito. L'arrossamento, il bruciore, tante tante cose. Però volevo anche iniziare proprio dedicando la trasmissione a una persona sicuramente che ha fatto tante cose belle e buone, tra l'altro, di nome Anna, lasciamo, ecco, che è in questa provincia, e facciamo in modo che magari questa trasmissione le possa servire e che le possa essere d'aiuto, insomma, per i suoi problemi. È una persona che conosco Anna da tanti anni, che oltre ad aver fatto e aver lasciato, averci lasciato, sì, delle cose magnifiche, i suoi quadri, le sue poesie, sì, e quelle altre cose, sì, strepitose, ha combattuto veramente, credo, per buona parte della sua vita con i problemi della vista, quindi troverà molto utile questo incontro. Sì. Mi permettete di scambiare ancora due parole con la nostra Carlotta, sì, che ha un compito importante, e poi, sì, di ricordare il numero verde, certo, che è 800-189-536, ecco, l'argomento è stato appena detto, è la vista, i problemi di vista, vi aspetto numerosi come sempre. Ecco, tu hai proprio questo compito delicato di selezionare, sì, dalle numerose telefonate che arrivano. Non è cattiveria quando scarto le telefonate, ma è pertinenza, insomma. Però è un po' colpa sua, diciamo, sì, e sì, non arrabbiatevi con lei. Perché assolutamente, proprio telefonate che riguardino i problemi della vista. Della, insomma, vista, sicuramente, no? Anche questa magari volta dei tic nervosi, ma che riguardano le palpebre o l'occhio, però, giusto, sempre problemi. Anche i tic segnalano tanto qualche per cosa, dire, vero, sì, dottor, sì, Mozzi? Sì. Va bene. Però problemi proprio inerenti all'occhio. Perfetto, allora adesso ci lanciamo nel vivo della trasmissione, vorrei però ricordare insieme a te, Carlotta, che da una settimana circa noi siamo in streaming, quindi su tutta, non solo tutta la rete nazionale, in teoria in tutto il mondo. Chi non ci può seguire dal televisore e dispone però di un computer potrà seguire le nostre trasmissioni quindi in diretta. Questo significa streaming, io non è che sia molto, sì, addentro nella cosa, però questo è un piccolo ulteriore servizio che noi abbiamo apportato. E lo dico perché tramite Facebook, e anche di questo vi voglio parlare, tramite Facebook sono stata contattata da... posso definirli pazienti, fan, ecco, più che pazienti perché lo sono a livello virtuale, del dottor Piero Mozzi, che ci seguono da, ad esempio, da Ancona, ne ricordo uno, che ha mandato veramente un messaggio molto interessante, quindi con grande fatica ci va a cercare su YouTube. E quindi meno fatica, direttamente dallo schermo del computer in qualunque luogo si potrà seguire questa trasmissione in diretta così com'è, tutte le altre della nostra rete. Faremo la felicità di tantissimi telespettatori che mi chiamavano durante la settimana per chiedermi questo. Per sapere, per cercare, perché è giusto, noi non possiamo servire tutto il territorio italiano. L'altra cosa che vi chiedo, a un piacere personale, direi di tutto il nostro gruppo, se ci ammirate o perlomeno ci ritenete utili, ecco, e diventate nostri amici nel gruppo Green Team di Telecolor su Facebook. Stiamo diventando un gruppone, sarà utile fare numero davvero, e quindi ogni giorno poi viene aggiornato anche sui programmi e poi potete fare dibattito, il che è sempre molto, molto bello, molto stimolante. Esatto. Buon lavoro, Carlotta. Grazie mille. Vi aspettiamo a dopo. Tra un pochino. Allora, a lei, Piero, il compito di farci capire con me, non come funzionano gli occhi, perché qui abbiamo un fotografo di studio che saprebbe bene qual è il meccanismo delle nostre lenti oculari. L'occhio, insomma, è proprio segnala tantissime problematiche del nostro stato di salute, del nostro benessere fisico e anche
psichico e tutto quanto, insomma, l'occhio, insomma, difficilmente può, a uno sguardo attento, può mentire, insomma, sullo stato generale della persona che abbiamo di fronte, soprattutto se si è abbastanza abituati, come ad esempio qua vediamo un occhio arrossato, sofferente, ecco. Sì, proprio, sì, sofferente, ma tantissime, l'occhio che lacrima, prima cosa che si vede, un capillare che si è rotto e che praticamente inonda di rosso, tante cose che... l'infiammazione della rima oculare, ecco, l'infiammazione, ma anche le palpebre stesse, se sono più in alto, se sono più in basso, se sono ben aperte o se tendono a chiudersi. È incredibile, bisogna che impariamo bene a scrutare, anche a scrutarci il nostro occhio, perché basta munirsi di uno specchio e lo vediamo tutte le mattine, possiamo vedere com'è. Insomma, la cornea, se l'occhio, la parte è più o meno chiara o più o meno gialla, se la pupilla presenta delle macchie che in precedenza non c'erano. Ecco, qui vediamo l'occhio sinistro decisamente più arrossato, invece l'occhio di destra che è perfettamente a posto. E quindi, che poi ci possono come essere... la mettiamo, dottor Mozzi? Se... In teoria la salute degli occhi dovrebbe essere uguale, però un organo, sì, gemello, no? Quello della vista. Ah, certo. Perché a volte è colpito un occhio anziché l'altro. Ah, ma guardate, il corpo umano è come se fossero due parti incollate. Ci se ne accorge, ad esempio io che spesso e volentieri faccio molto caso, insomma, alle situazioni, faccio stendere le mani alle persone, vedo se le mani sono perfettamente ferme. Sento se le narici sono perfettamente libere e ci si accorge che a volte, il più delle volte, ad esempio, una narice, tipo la narice destra ostruita, alla narice destra ostruita ci si aggiunge il tremore, il tremolio della parte destra, del braccio destro, delle mani. Tante cose, come pure anche un tic nervoso che è collegato, che colpisce tutta la parte destra, lo sbattimento delle palpebre rapido e veloce, molto più veloce di quello che è il suo ritmo naturale, che serve proprio come per fare da tergicristallo, per impedire che si formino degli eccessi di liquidi, che si formino delle polveri, vi dicendo, e lo stesso che fa da... corrisponde appunto, quindi, a problemi certe, alle narici. Certe asimmetrie, sì, sanno, sì, proprio, sì, significare molto... che abbiamo occhio, due parti. Occhio e naso sono in strettissima relazione. Il più delle volte quello che succede al naso lo si può vedere, che poi succede anche all'occhio e viceversa. E lo stesso anche le mani, proprio come il corpo umano, a volte non è così, a volte si è colpiti nello stesso modo. Però nella maggior parte dei casi è proprio una parte che risente di più dell'altra, tipo anche una persona che ha una debolezza alla gamba, che ha dei problemi alla gamba destra o al piede destro e poi che si ripercuote su tutta la parte destra del corpo, come se fossimo due parti incollate. Infatti, che le persone imparino a farci caso bene, benissimo. Ecco. Bella cosa. Ma molto... soprattutto il collegamento narici destra tappata corrisponde a problemi alla parte destra del corpo. Narice sinistra che ha dei problemi corrisponde ai problemi della parte sinistra. Può essere, e qualcuno me l'ha detto tempo fa, che una parte sia più giovanile, più giovane dell'altra, ma non solo giovanile perché ha un aspetto migliore, ma perché veramente può essere in salute peggiore, quindi... Beh, certamente ci possono essere anche aspetti, la pelle, un arrossamento del corpo che colpisce di più la parte destra o di più la parte sinistra, e non, bene, un rigonfiamento. Quindi, sì, sì, sì. Questa è la spiegazione. Ma le persone devono, no? È giusto. Le persone devono imparare a osservarsi bene, osservare anche le persone che hanno di fronte, soprattutto quando si vive in un ambito familiare, che ci sono più persone, di solito sono le donne che hanno l'occhio clinico sullo stato di salute di tutto il resto della famiglia, però oramai anche gli uomini possono diventare bravi, esperti, attenti a queste modificazioni.
Comunque l'occhio, sì, lo segnala subito, immediatamente. Uno stato di infiammazione dell'occhio, insomma, è proprio connesso con problematiche che hanno a che fare con l'apparato digerente. Se una persona è andata a letto e non aveva un bel niente a livello oculare, ecco, e al mattino si alza e vede che ha dei bei problemi, l'occhio arrossato, le palpebre arrossate, la rima oculare arrossato o addirittura un capillare che ha inondato di sangue e tutto quanto, che vada a vedere che cena ha fatto. E lì lo capirà. E lì lo capirà. Capisce che cena sbagliata, al mattino ci possono essere dei problemi che si ripercuotono sull'occhio. Ma anche in un bambino anche di pochi mesi, che magari si sveglia ed è pieno di muco e di catarro. Catarro nel naso, ma catarro anche che spurga. Sì. Ecco, dalle palpebre, intorno alle palpebre. Dalle ghiandole dell'occhio, quindi lo si vede. E basta andare a vedere che cena avesse fatto, nel bambino è facile, insomma, notarlo e vederlo, poi le mamme sui bambini sono sempre attentissime. Quindi, e spesso e volentieri, il muco e il catarro che si forma nell'occhio corrisponde al muco e il catarro, un eccesso di muco e catarro che c'è nel naso. Per cui il catarro in eccesso nell'occhio può far presagire già dei problemi a livello di apparato, diciamo, uditivo, una tendenza oppure anche respiratorio, una tendenza a una sinusite, a un'otite. Nel bambino è più facile, più che la sinusite, è più facile l'otite. Comunque, quando si vede un eccesso di muco e di catarro giallo che fuoriesce dagli angoli interni dell'occhio, ecco, c'è da stare attenti, attentissimi, e capire che quel bambino sta mangiando qualcosa che fa produrre questo muco e catarro in eccesso. Allora lì si provvede al lavaggio del naso e si corregge l'alimentazione. Sempre il lavaggio del naso, che è una disciplina che lei consiglia. Il lavaggio spesso del naso, che oramai lo si trova poi sul sito mogliazze.it, c'è benissimo, spiegato bene, con acqua e sale. Nei bambini piccoli lo si fa con una siringa e questo qua può aiutare tantissimo. Certo. Poi che riguardano i bambini, poi ci sono tutte le varie problematiche della vista, che adesso si vedono tanti bambini con degli occhialoni con lenti, sì. Ecco, sì, che hanno... È quello per correggere lo strabismo, astigmatismo e strabismo. E strabismo, sì. Certo. Ma se invece che correggere, far andare in giro questi poveri bimbetti che poi già sono costretti a tenere la vista molto bloccata su queste due lenti, se andassero a cambiare l'alimentazione, ma lo strabismo e l'astigmatismo, migliorerebbero nettamente. Io credo che sparirebbero totalmente. Lei ci sta lì, dietro lo quasi provocando, dietro, ecco, questi argomenti. Dietro lo strabismo e l'astigmatismo c'è il solito noto, quel liquido bianco, è lì. I problemi della vista in età infantile, anche in età avanzata, però in età avanzata se ne aggiungono altri, ma sono proprio collegati all'uso, all'intolleranza al latte. Proprio invece che far portare queste lenti penalizzanti, poi soprattutto quando venga mandato in giro con questi occhiali, con una lente oscurata, no, per l'amor del cielo. Si toglie il latte e c'è il caso che guariscano in tempi rapidissimi. Quindi se ci sono mamme che hanno dei bambini con queste problematiche qua, provate a vedere, guardate bene qual è il gruppo del sangue e vedrete che facilmente... Perché in questo caso c'è un gruppo che è molto più sensibile al... il solito... Ma sul latte, a parte le persone di gruppo sanguigno B, che bene o male, soprattutto da giovani, col latte se la cavano, ma gli altri tre gruppi, 0 A e AB, con il latte facilmente questi problemi. Se sono fortunati hanno la crosta lattea, se sono fortunati hanno qualche problema di pelle, tipo dermatite atopica, vi dicendo. Se invece non viene espulso sulla pelle il danno di queste tossine, se non viene espulso attraverso la pelle,
ecco, il problema può andare a colpire o le tonsille o l'occhio. Le tonsille o l'occhio sono uno dei primi due siti che vengono segnali colpiti nelle persone che sono intolleranti al latte. Già da giovani, da giovanissimi. Quindi io stesso, se penso, io ho cominciato, se penso che questi miei occhiali sono gli stessi, anche la montatura, visto che sono molto, molto attaccato alle cose che hanno fatto parte della mia vita e che mi hanno accompagnato, è dal 1972, quindi sono passati un bel po' di anni, che porto questi occhiali, questa montatura e queste lenti. E devo dire che la mia vista, ecco, è migliorata molto. Quindi. Però ho smesso miope, totalmente. Miope. Anche il dottor Mozzi ha un piccolo problema. Il problema era cominciato da ragazzo, quando stavo covando la colite, perché allora usavo il latte per colazione e vedevo che la mia vista, capivo che la mia vista stava diminuendo, per cui poi ho cominciato a portare gli occhiali, infatti ho ancora delle fotografie di quando ero al liceo con su dei belli occhialoni, ecco, montature tipo questa, proprio questa qua, nera così. E poi quando mi è saltata fuori in modo eclatante, ben evidente, la colite e la vista che stava peggiorando, poi ho capito che non dovevo assolutamente usare il latte ed allora stop, è finito lì, proprio. Forse che mi abbiano portato bene questi occhialini tondi, ma non credo, credo che mi abbia portato molto, ma molto meglio, ecco, dimenticarmi dei latticini. Dei latticini. Tutto quanto. Beh, come sempre lei è molto, come posso dire, è molto stimolante, ci fa riflettere, quindi se davvero ci fossero delle mamme all'ascolto e avessero in casa, che è abbastanza frequente il problema, quello dello strabismo dei bambini, e adesso se ne vedono molti, tanti, ecco, sì. Beh, sì, sì. È vero che gli occhialini sono un pochino costrittivi, però se non altro il problema spesso lo risolvono bene, ecco. Ma mi ricordo. Però è chiaro, sì, che intervenire sull'alimentazione è la cosa più semplice e diretta che possiamo fare. Ma mi ricordo che io davo la colpa a tutt'altro, facevo colazione, erano gli anni appunto del liceo, facevo colazione con latte e il pane, via dicendo, non esistevano le fette biscottate allora negli anni 60. Andavo a scuola e poi vedevo che avevo un po' di difficoltà, un po' di fastidio agli occhi. E davo la colpa al fatto che da un finestrone, il liceo di Piacenza, Gioia, aveva dei finestroni enormi, giganteschi, per cui il sole poteva penetrarsi dentro. E davo la colpa, allora, pensavo che fosse il riflesso del sole su quei banchi di formica lucidi. E dicevo, ma saranno quelli che... E invece niente, poi ci sono arrivato a capirlo dopo, che il problema non era il riflesso del sole sul banco che mi dava fastidio, era la mia colazione a base di latte e pane. E quindi... Poi sono ricordi che vengono alla mente quando uno ci ripensa e vede, perché poi anche adesso posso stare benissimo su un tavolo dove il sole, ecco, ci picchia e viene riflessa la sua luce, ma senza che io abbia dei... Poi soprattutto la cosa interessante è il fatto di non aver peggiorato negli anni, perché sappiamo che purtroppo, sì, anche i difetti visivi con l'età tendono a peggiorare, insomma, non a migliorare. Ah beh, ma è sufficiente anche adesso, basta vedere, per dire, io sono di gruppo zero, per cui in teoria con le mandorle, e lo dico perché le persone che si rendono conto che a volte anche qualcosa che in teoria è adatto, fa bene, è tollerato, può creare dei problemi. Se mangi in eccesso delle nocciole o delle mandorle, comincia ad avvertire proprio un fastidio all'occhio. Se sto su un certo numero di mandorle, 4 o 5, non mi succede niente. Ma se dovessi mangiarne di fila 10 mandorle o 10 o più nocciole, subito il mio occhio me lo segnala. Come un tremolio che improvvisamente si instaura. Ecco. Quindi alle persone, anche le cose che in teoria
sono adatte, vanno bene, tollerate. Anche quelle che lei ci raccomanda a volte. Eccesso, però lei eccesso, dice sempre tre mandorle, effettivamente, sì, tre non noci, un pacchettino tre noci, di mandorle. Oppure 4-5 mandorle. In eccesso certo. Possono dare delle dischette, poi passa via, poi scema, quindi poi mi viene da immaginare, Gianni, che questa sera avremo più di un nemico, perché uno l'abbiamo già citato ed è quello quasi sempre onnipresente, che è sì, latte e latticini, latte e formaggi. Beh, per arrivare, come al solito, per tutte le patologie, per arrivare ad un danno stabile e non passeggero, c'è bisogno proprio di un contatto frequente, praticamente quotidiano, come appunto determinate sostanze, ma per la vista il danno principale sicuramente qui da noi in Occidente è sicuramente il latte, i derivati del latte. Mi viene da pensare che ho una conoscente che da anni sta combattendo contro delle dolorosissime ulcere corneali. Sì. Che sono veramente ribelli a qualsiasi tipo di collirio e sono veramente tremende, devastanti, ecco, devo dire. Quindi no, potrebbe essere proprio il latte, allora. No, poi vengono i dubbi e le curiosità, ecco, nelle altre nazioni, negli altri popoli dove non usano il latte. Ad esempio adesso c'è stato in queste ultime settimane il problema di quel dissidente cinese che è scappato dagli arresti domiciliari, si è rifugiato nell'ambasciata cinese a Pechino e lui aveva problemi quasi di cecità, il che mi verrebbe voglia di riuscire a capire in Cina cos'è che ha portato questa persona ad avere questi problemi alla vista, visto che in Cina ben difficilmente usano in modo continuato, non lo usano per niente, latte derivati del latte. Beh, insomma, anche la Cina si sta omologando e quindi i modelli, diciamo, quelli internazionali. Non è una persona anziana, ha una cinquantina d'anni e ecco. Potrei pensare a un qualcosa di quotidiano in Cina ci potrebbe essere il tè. E anche il tè può creare dei problemi, perché ad esempio su certi tic nervosi il tè è tremendo, per certi tic nervosi, lo sbattimento proprio, le contrazioni delle palpebre accelerate, il tic nervoso dell'occhio. Guardi, noi dobbiamo adesso rispettare la pausa pubblicitaria, sì. Sento in lontananza che il telefono proprio squilla con molta frequenza. Abbiamo una sola linea, però è arroventata. Quindi io vorrei che le patologie, quelle più gravi, emergessero, ma anche i vostri problemi, soprattutto quelli che vi sono a cuore, saltassero fuori, per cui presto apriremo, spero, il telefono. Un'altra storia che mi è rimasta molto impressa, ne parlavo oggi a casa, quel bellissimo film di Kurosawa, Dersu Uzala, o del Suzala, dove di questo vecchio cacciatore che finisce con la cecità. Oddio, quello era un racconto, però un racconto che sicuramente aveva un fondamento di verità. Non mi pare mangiasse del latte, o sì? No, un cacciatore. Però poteva essere che lì magari il suo problema poteva essere la carne. Magari una persona di gruppo A che non tollerava la carne, la cacciagione. Oddio Piero, questa sera lei ci confonde perché l'idea, ci mette a dura prova. Kurosawa era un regista stupendo, un film stupendo, però di quel film stupendo mi è sempre rimasto il dubbio, e ormai l'ho visto negli anni 70, quindi è un film anche quello lì, ecco, vecchio e stravecchio. Però la storia della cecità di questo cacciatore... Quindi lei l'ha visto come no, un l'ho quesito visto dopo, alimentare. Ma sono delle cose che poi su cui ci sono sempre andato su con la memoria e con l'attenzione per cercare di capire. Oddio, il primo è un fatto reale, il dissidente cinese che praticamente ha la vista e che non funziona proprio più. E l'altro è un fatto di un racconto, però sicuramente poteva avere un fondamento di... Va bene, passiamo alla pubblicità. Ma è quelli che nascono poverini, già ipovedenti e... Quelli che nascono ipovedenti. Appunto. Appunto. Andiamo a vedere... Mi risponde dopo lo stacco pubblicitario. Ne rispondiamo dopo. Va bene. Sì.
Ben ritrovati, ci trovate un po' assorti perché c'è una novità, certo. C'è una novità. No, vi spiego, questo è il libro Le ricette del dottor Mozzi, però non sapevo e quindi lo accolgo con grande interesse, è stato riaggiornato e in maniera molto, diciamo, razionale sono stati messi in evidenza, in eretto, come si dice, i gruppi sanguigni a cui il cereale, come nel caso del miglio, o la ricetta stessa del piatto preparato, sono consentiti, sono indicati. Quindi, chi volesse... Chi ce l'ha già in casa se lo tenga. No, ma per l'amor del cielo, ma non sei. Per l'amor del cielo, non spendete inutilmente, il dottor Mozzi non vorrebbe. Ma chi invece sta per affrontare l'acquisto del libro delle ricette, sappia che c'è la nuova versione aggiornata. Per quanto riguarda l'altro, sta diventando davvero un best seller. Mi fa piacere perché è stata una lavorata veramente. Come posso dire, gli ha tolto sicuramente qualche anno di vita al dottor Mozzi. No, gli ha dato grande soddisfazione. Più che a me, però è stato veramente un lavoro impegnativo. Però ne è venuto fuori veramente un ottimo libro, una buona guida per tutti. Questo la consiglio veramente. Fate una piccola spesa perché potrebbe rivelarsi molto, molto utile. Regalatela a chi volete bene, ecco. Non è pubblicità, questo è un consiglio per la nostra salute. Quindi... Guarda anche tu Gianni, e è un ottimo dove lo trovano il libro? Sì, è un ottimo investimento. Ma sì, ma poi è una cifra... Nel senso che le persone che seguono attentamente dovrebbe adottarlo il Ministero della Sanità. Ma, visto che adesso si scopre che il buco italico è causato da quel 37% di spese, del totale delle spese, sono sulla sanità. Solo sulla sanità, veramente. La sanità che nell'arco 37. Di 5 anni ha quasi raddoppiato i suoi costi, per cui è veramente una voragine. E più di un terzo delle spese. Dovremmo mantenerci in buona salute. Più di un terzo delle spese del bilancio italiano. Ieri sera mi telefona, erano quasi le 11 di sera, mi telefona una persona anziana e mi dice: ma lo sa, dottor Mozzi, che per ogni italiano anche sano, c'è 150 euro di spese per i diabetici. Ogni italiano, anche chi non ce l'ha, spende 150 euro per le spese del diabete. Non stiamo criminalizando chi ha il diabete, no, per l'amor del cielo. No, criminalizziamo chi non dà le informazioni corrette e giuste per risolvere il diabete. Proprio. Anche perché purtroppo vedo con i miei occhi che il diabete... a lungo andare crea tante di quelle sofferenze, di quelle complicazioni che è veramente una brutta, brutta malattia. Allora, torniamo alla domanda, quella, vi ricordate, prima della pubblicità, quando chiedevo a quelle persone, per fortuna sempre meno, però che nascono già ipovedenti, nascono già con gravi problemi di vista. Bisogna vedere. Che cosa hanno fatto, che cosa hanno mangiato? Bisogna vedere se il problema nasce effettivamente alla nascita, e lì ci sono proprio anche con problematiche proprio anche fisiche evidentissime, perché per capire se un bambino vede bene o non vede bene non è che sia così facile. Però certamente bisogna andare a vedere, se è proprio alla nascita, andare a vedere, al di là delle possibili infiammazioni nell'uscita dall'utero, dal canale vaginale, che però lì viene data la colpa, possibile presenza di batteri o di virus, ma non è quello. Bisogna andare a vedere proprio l'alimentazione della madre almeno nell'ultimo mese di vita, perché un'alimentazione scorretta nell'ultimo mese di vita può sicuramente portare a delle problematiche severe. Se invece il problema è proprio di una malformazione o di una mancanza proprio di parti dell'occhio, allora lì bisogna andare a vedere al momento del concepimento, lì sicuramente un danno genetico, però lì bisogna andare a risalire alle abitudini alimentari dei genitori all'epoca che ha preceduto il concepimento. Quindi tutto nasce sempre da lì. Però abbiamo parlato del diabete, il diabete ha un'incidenza sui problemi dell'occhio non da poco. Tantissimo. Ecco, perché la retinopatia diabetica, ecco, può portare a delle problematiche proprio severe, gravi. Ha delle conseguenze veramente molto. Per cui lì è inutile andare
a incidere sull'occhio. Lì bisogna andare a incidere sul diabete, bisogna cambiare radicalmente le abitudini alimentari di quella persona. E lì vanno di pari passo, Lì c'è l'abbinamento, già facciamo un excursus proprio già che ci siamo venuti sul problema diabete. Sulla retinopatia diabetica in genere incidono due problematiche. Il danno dei cereali, e ripeto, dei cereali, non solamente dei cereali con il glutine, perché quando si ha il diabete bisogna stare alla larga da tutti i cereali. Anche perché è facile che quelli cosiddetti senza glutine, che hanno meno proteine di quelli col glutine, possono essere addirittura più tremendi. Quindi togliere quello, però facilmente si sovrappone a un problema di diabete anche l'uso e l'abuso di latte derivati del latte. Per cui su un diabetico c'è il danno dei cereali, e poi si può sovrapporre il danno dei latticini. E in questo caso certo. La retina... Non sapevo che avremmo toccato questo argomento stasera, se no le avrei portato un libro bellissimo, che anche questo vi voglio suggerire, ma sarà nelle prossime puntate, che parla appunto dei danni del latte e in cui si dimostra come, attraverso quale processo cellulare, attraverso quale processo biochimico si può instaurare questo meccanismo per cui consumatori di latte possono diventare facilmente diabetici. Ecco, diabetici. Pare che ormai sia abbastanza assodato nel mondo scientifico, per cui la prossima volta che ci incontreremo vi porterò questo testo che vi dimostrerà come questa conseguenza, che può sembrare così remota, invece ha una spiegazione biochimica proprio. Beh, la più grossa soddisfazione sarebbe quando il signore dei tumori in Italia arriverà a dire: astenetevi dall'uso del latte, e non dire invece che la carne è responsabile principale dei tumori. Questa sarebbe una soddisfazione immensa e infinita. Prima o poi non è detto che succeda. Staremo a vedere. Non so se stiamo pensando alla stessa persona. Penso di sì. Penso proprio di sì. È uno che abita nella parte est del territorio nazionale. Quindi. Io ci devo lavorare, quindi non mi preoccupi più di tanto. Allora, lei ha accennato a delle patologie molto serie. Ad esempio il glaucoma, che pare essere purtroppo in aumento. Le maculopatie, molto in aumento. Hanno un'attinenza ovviamente anche qui con l'alimentazione, almeno secondo il suo punto di certamente. Vista. Certamente. Il glaucoma, i vari tipi... sicuramente. Al di là dei due tipi di glaucoma, che poi non ha nessuna importanza, dipende dalla programmazione e dallo stato di infiammazione, perché poi alla fine questa pressione endoculare che aumenta, dietro i problemi del glaucoma ci sono i cereali. E soprattutto i cereali con il glutine. Perché già una persona che è colpita da glaucoma, che può portare a delle conseguenze anche estreme, proprio come la perdita della vista, già eliminando tutti i cereali, tutti, ma soprattutto quelli con il glutine, facilmente il glaucoma migliora e migliora nettamente. Se poi ci si aggiunge il fatto di evitare e ridurre drasticamente o eliminare almeno per un periodo di 3 mesi i dolci e gli zuccheri, può essere che il glaucoma rimane calmo, tranquillo, senza dare nessun problema. Sul glaucoma non c'entrano granché i latticini, almeno per l'esperienza che non mentre è poca. I cereali invece che non sono... è poca, io chiarisco e dico per chiarezza, e per sincerità, io non sono assolutamente un oculista, ma credo di aver visto praticamente, forse molto meglio di tantissimi oculisti, quasi tutte le patologie che riguardano l'occhio, comprese le retiniti pigmentose proprio. Credo di averle viste tutte, dalle parti che riguardano, le parti esterne come blefarite o congiuntiviti, fino alla retinite pigmentosa, quindi. E
E sul glaucoma posso dire che i risultati sono stupendi. Chi è affetto da glaucoma gli conviene eliminare i cereali, tutti, indipendentemente dal gruppo sanguigno, soprattutto quelli con il glutine, ma se li elimina tutti e li sostituisce o con quinoa, che bene o male va bene a tutto il pianeta, che non è un cereale, che non è un vero e proprio cereale. Sono rare le persone che non tollerano quinoa, che se poi questa quinoa la fanno cuocere bene, è tollerabilissima da tutti, o se li sostituiscono con i legumi, il glaucoma si tiene a bada benissimo. Diversamente la retinite pigmentosa è quello lì, che è una patologia praticamente annoverabile tra le patologie autoimmuni, e anche questa è come tutte le patologie autoimmuni. Qualsiasi cosa che non si tollera va a scatenare proprio praticamente la distruzione della retina. E lì, come tutte le patologie autoimmuni o tutte le patologie rare, bisogna rifugiarsi nella carne giusta, nel pesce giusto, nei legumi giusti e nelle verdure giuste, dimenticandosi proprio totalmente bevande come il tè o anche il caffè, i dolci e gli zuccheri, i cereali, ma tutti quanti, come se fosse un lupus eritematoso sistemico, come se fosse un'artrite reumatoide, una polimialgia. Fa parte di queste patologie, latte derivati del latte, tutto quanto, carne e salumi di maiale. Quando una persona è colpita da queste patologie, anche il riso può dare dei problemi, come appunto in un'artrite reumatoide, in un lupus, in una polimialgia, in una... Lei quando parla di riso, parla del riso bianco, quello brillato, di tutti quanti. Perché c'è grande diversità, dottor Piero. Sì, certamente. Tra il riso rosso, ad esempio, sì, tra riso che rosso, ha un unico difetto, è costosissimo. Tra riso rosso, il riso nero, tutt'al più il riso selvaggio, ma se no... Comunque, quando c'è una patologia come la retinite pigmentosa, proprio la cosa da fare è mettersi l'animo in pace, non si è più programmati per introdurre quelle sostanze. Ho capito. Niente. Ma perché l'innocente miglio è pur sempre uno che appartiene alla famiglia dei cereali. E questi cereali hanno quel che in comune che fa sì che possono creare a qualcuno molto sensibile quel problema. Ma ad esempio anche se una persona... Lei lo sa che negli anni è diventato molto più severo. Se uno ha il glaucoma, ma per certe patologie bisogna diventare severi, severissimi, se no non ce la si cava, perché praticamente la retinite pigmentosa non dà scampo a nessuno, come non dà scampo a nessuno certe patologie, come la SLA non dà scampo a nessuno. Ma anche per la retinite, forse per... la patologia più devastante che ci possa essere. Ma anche un chewing gum, anche un chewing gum sulle patologie autoimmuni dà dei problemi. Anche una semplice caramellina, se poi sono le caramelline cosiddette senza zucchero, per l'amor del cielo, possono essere devastanti. C'è quel qualcosa che la scienza non è ancora in grado di andare a ricercare, perché cerca sempre di trovare il rimedio. Ma per queste patologie non c'è rimedio, l'unico rimedio è evitare il contatto di queste molecole con il nostro sistema immunitario. Questo qua è la scommessa, è questo. A tale proposito vorrei aggiungere che quello che dice il dottor Mossi, che lui lo dice ante litteram, visto che questa è la serata del latino, facciamo tutti sfoggio, il dottor Mossi già da anni ci dice queste cose, e ho avuto la soddisfazione di vedere anche una trasmissione Rai, che poi è Report, a me piace molto la Milena Gabbanelli e il suo team di giornalisti per le inchieste, in cui hanno dimostrato che ad esempio l'aspartame, che è questo dolcificante, che poi anche nelle sue diciamo versioni nuove, che sono, non vi sto dire i nomi, però sono evoluzioni dell'aspartame, ormai presente in maniera ubiquitaria in molti alimenti,
quelli, sicuramente quelli light, ma anche alimenti per l'infanzia, purtroppo già l'industria alimentare a cui gli Stati Uniti commissionarono i test per verificarne la tossicità, già all'esordio, che non è di molti anni fa, perché è degli anni 60, se ricordo bene, questa invenzione che ha casuale, che ha fruttato veramente tantissimi soldi alle case produttrici, ora in mano ai giapponesi, tra parentesi, giapponesi o cinesi, non ricordo bene, comunque diceva, la dimostrazione c'era già dall'inizio che era cancerogena. Sto parlando cancerogeno, quindi sappiate che viene utilizzata anche per i diabetici, soprattutto viene consigliata e prescritta. Quindi quello che dice il dottor Piero, non per vantarci, però è sempre qualcosa di lungimirante. Se vi metti in guardia su queste piccole cose che possono sembrare inezie, innocenti, è perché hanno alla fine il loro peso, che il peso consiste anche nell'accumulo, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, sino a colmare quella misura che poi è il nostro grado di tolleranza. Le restituisco la parola, chiedo scusa per l'interruzione, però questo per dire che qui c'è la prova che stiamo parlando seriamente. Il diabete, che è una patologia in grande espansione dappertutto, non solamente nel mondo occidentale, ma anche in Oriente, in India, dove sono forti consumatori di riso, e anche in Cina, dove sono forti consumatori di riso, per cui ma anche in Africa, che negli ultimi decenni sta esplodendo proprio perché il diabete, perché gli continuiamo a mandare farine, e questi poi sviluppano diabete, insomma. Per cui il diabete non deve vedere assolutamente i cereali e non deve vedere assolutamente gli zuccheri, ma soprattutto questi dolcificanti, i cosiddetti prodotti senza zucchero, perché hanno un potere devastante sul sistema immunitario e sulla distruzione del pancreas, di quel pancreas endocrino che produce l'insulina. Per cui le persone che passano all'aspartame, che passano a questi dolcificanti, ma nel giro di pochi mesi, la loro emoglobina glicato o glicosilata, che è il termine più corretto, sale alle stelle. Alle stelle. E in più c'è anche il problema che l'accumulo può essere molto pericoloso. Sì, perché poi il danno se viene, si cerca di limitare il danno della glicemia con dei farmaci, con l'insulina, poi il danno si trasferisce su altri organi, saltano i reni, salta la circolazione cardiaca. Fegato. Ecco, e quindi i problemi poi, è come l'esempio che faccio, è quello di cercare di fermare un'infiltrazione d'acqua da una parte senza andare a rimuovere l'infiltrazione a monte, e quindi il danno poi diventa che continua a spostarsi. È pronto per rispondere al telefono, dottor Mozzi? Sì, va bene, no, volevo dire, volevo insistere sulla retinite pigmentosa, perché anche questa patologia sta aumentando, non a grandi passi come il diabete, ma sta sicuramente aumentando, e siccome non dà scampo, guardate che l'unica possibilità per cavarsela è quella di cambiare radicalmente la propria alimentazione. E quando c'è da porre rimedio proprio a dei danni tremendi, come quelli delle patologie autoimmuni, ma anche come quelle dei tumori, vi dicendo, delle leucemie, la cosa migliore è quella di rifugiarsi nei sali minerali delle verdure e nelle proteine giuste, o della carne o del pesce. In questo modo qua le patologie autoimmuni e anche le forme tumorali possono trovare un rimedio. Altrimenti non ce la si cava. Va bene, diamo pure parole spazio. Parole pesanti, però è giusto. No, non bisogna illudere le persone, perché sennò le persone sono ancora in attesa, continuano a chiedere. Io sento, a volte ascolto trasmissioni radiofoniche sulle malattie, su varie malattie. Tanto per dire, oggi a Radio Rai 1 c'è sempre alle 11.35 la trasmissione I grandi medici rispondono, oggi c'era un altro di quelli megalomani, di quelli, i grandi medici esperti parlavano di stanchezza cronica, a sentirlo venivano i brividi, a parte che continua. Tra l'altro c'era una persona, nostro amico, che in questi giorni lo ospitiamo, e questo continuava a dire, e quant'altro?
e per dire ecco c'è questo, questo e quant'altro. E questo qua Tommaso gli veniva da ridere, dice ma cosa dice questo? E questo qua sarebbe un grande medico che continua a dire e quant'altro. Ma un medico non deve esprimersi con un quant'altro, deve dire con estrema precisione questo, questo e questo. E risultato, uno che ha la stanchezza cronica se la sarebbe tenuta, se ascoltava. Sì, pronto? Va bene. Bene. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Silvana della provincia di Montabrianza. Sì, benvenuta. Quattro anni fa ho avuto la perforazione della retina, prima all'occhio destro, che era presbite, che è presbite. L'anno scorso l'ho avuto all'occhio sinistro, che invece è miope. Sì. Ecco, volevo sapere da che cosa dipende, che cosa posso fare. Mi ha detto che posso andare incontro eventualmente al distacco della retina. E lei? Sono stata ricucita col laser. Ah, ecco, lei è stata trattata poi col laser. Sì, col laser. E adesso come va la sua vista? No, normale. Normale. Adesso dovrò andare a fare il controllo. E lei quanti anni ha? Quanti anni 74. Ha? 74. 74. E il suo gruppo del sangue qual è, signore? Zero positivo. Zero positivo. Sì, io la seguo la sua alimentazione perché me l'ha mandata. E la sua passione a tavola qual era? Ma passioni particolari no, forse mangiavo un po' di tutto e forse mangiavo delle cose che non andavano bene allora. Perché? Adesso da un anno ho sospeso sia il latte, i latticini, sì, che tutti i cereali col glutine. Sì. Ma guardi, mangio la quinoa, mangio grano saraceno, mangio una volta a settimana o ogni volta ogni 15 giorni il miglio. Sulla lacerazione della retina in una persona di gruppo zero, a meno che lei non mangi spesso e volentieri dei salumi, ma la gente lo sa che non si possono mangiare spesso e volentieri salumi. Non mangio più salumi, da almeno. Sui salumi si è molto attenti e precisi, si sa bene, ecco, si è abbastanza prevenuti. Però c'è il prosciutto cotto che la gente ce l'ha in casa molto spesso. Sì, no, ma è difficile che magari lo mangiano due, massimo tre volte alla settimana. Invece i latticini, sotto forma anche di formaggio grattugiato, spesso e volentieri, praticamente quotidianamente e facilmente la sua storia, signora, aveva la causa proprio nell'uso frequente dei latticini. Se adesso lei... Io mangiavo molto parmigiano. Sì. Ecco. Se lei ha smesso questi latticini, signora, credo che la sua retina ben difficilmente va incontro a dei problemi. Guarda. Ecco, il controllo che ho fatto l'autunno scorso era a posto, adesso andrò a fare il controllo adesso, spero di trovare, però vorrei sapere se devo soltanto quei latticini posso. Ah, guardi. Quindi... latticini e dolci cremosi, ma i dolci cremosi è difficile che uno continui a mangiare del cioccolato al latte o della crema o dei budini. Cioccolato, mangio cioccolato, ma cioccolato fondente. Sì, ma col fondente, signore, è ben difficile che vengano dei problemi alla retina, guarda, è difficile, a meno che uno non ne mangi delle caterve, ma è difficilissimo. Io ho colesterolo e trigliceridi alti. Sì. E con che questo potrebbero... Il colesterolo, stia attenta alla sua passione per il grano saraceno. Perché il grano saraceno va bene, non darà dei problemi immunitari come gli altri, come i cereali, il grano saraceno non è un vero e proprio cereale, ma può alzare sia la pressione, sia la glicemia e sia il colesterolo. Quindi una persona che ha la tendenza al colesterolo alto, il grano saraceno lo prenda con le molle. Ogni tanto... Una volta alla settimana, se lo prendo una volta alla settimana, è questo, perché... Sì. Non, a mezzogiorno cerco di alternare il primo piatto con questi cereali, no? La quinoa due volte alla settimana, poi il grano saraceno, il miglio. Signora, ma tutti i cereali alla sua età, tutti i cereali non vengono più smaltiti con un'intensa attività fisica. È quello il guaio. Ha ragione. A parte che prima o poi scopriranno che il colesterolo, finché è circolante, non dà dei grossi problemi. Il colesterolo può essere problematico, certamente, quando arriva ad essere sopra i 260, 280, attorno ai 300, ma il guaio è quando attraverso le statine sparisce il colesterolo dalla circolazione e nessuno sa bene dove vada a finire, visto che tutte le persone continuano a introdurre chi fa produrre colesterolo. Poi le persone si trovano dei bei regali nella scatola cranica. Come dice?
Hanno cercato di abbassarmi il colesterolo con le statine anni fa, perché no, da parecchi anni, ma io non li sopporto assolutamente. Se è in buona forma, signora, lo abbassi con una buona camminata dopo cena, visto che Monza è una bella cittadina, e poi con le montagne di cicoria, di carciofi e di verdure. Ho capito. Va bene. Va bene, la ringrazio. La saluto, dottore. Grazie per aver chiamato. Buonasera, signora. Per tutte le belle cose che fanno. È troppo gentile, grazie. Ci fa piacere. Beh, intanto, tramite questa telefonata abbiamo rimarcato il discorso che i cereali non sono così innocenti e non ne abbiamo poi così bisogno col passare dell'età, col passare degli anni. Quindi quante volte ce li possiamo concedere? Ma dipende molto dalle caratteristiche individuali delle persone. Perché se una persona, e poi da quello che una persona fa, perché se una persona ha un'attività fisica intensa se la cava. In passato i cereali riuscivano a smaltirli benissimo, ma la gente andava magari da Cremona al paese più vicino, a 10 km di distanza, ci andava a piedi, magari anche più volte al giorno. Castelvetro, diciamo. Castelvetro, o andava in bicicletta, o andava a vangare e zappare tutto spiano, le donne andavano in riva ai fiumi a battere i panni su dei sassi all'infinito. E quindi li bruciavano. Il segreto è quello. Senza certo. Contare che poi le persone che non tolleravano questi cereali venivano cancellati. Le broncopolmoniti. Cioè morivano prima, infatti. Sì, la selezione naturale, la legge suprema della natura, valida per tutti quanti. Gli unici che abbiamo ritenuto positivo alterare questa legge suprema saremo quelli che saremo colpiti più duramente. Perché quando poi tutti i guai restano stampati nel DNA e nelle generazioni si accumulano e poi saltano fuori tutte le generazioni malate e stramalate. Non è un inno alla rupe tarpea, per l'amor del cielo, ma è un inno che bisogna rispettare quelle che sono le leggi della natura. Ma se dovesse vedere un bambino piccolo in difficoltà, lei lo so che corre. Ma io faccio salti mortali, ci mancherebbe altro. No, perché sembra un uomo crudele da come... No, ma faccio salti mortali. Enuncia questa teoria. Ma lo faccio con le piante, lo faccio con gli animali, non mi do per vinto fino a che c'è un po' di speranza, come si dice, finché c'è vita c'è speranza. Cerco di farlo. Però un conto è capire... C'è la che il genere umano, se non ritorna a capire quali sono le leggi che governano il pianeta, sarà cancellato. E forse in tempi, come sta avvenendo a livello economico, l'Occidente che sembrava il paradiso terrestre dal punto di vista economico, che tra un po' verrà cancellato dall'Oriente. Quindi, dopo le mando in onda ancora la canzone di Doris Day, così la voglio vedere più addolcito. Abbiamo fatto aspettare già. Sì. Facciamo, c'è un'altra telefonata, anche perché, visto che siamo sul latino, Vox Populi Suprema Lex. Wow. Va bene. Abbiamo capito. Quindi tutti. Sentiamo cosa la gente ci chiede. Ma c'è anche dura Lex, sed Lex. È vero. Dura la legge, ma è la legge. E questa è la natura. È dura la natura, ma è chi comanda il pianeta. Sentiamo adesso se la voce del popolo ci chiede qualcosa di più interessante. Va bene. Pronto? Pronto? Buonasera, pronto. Signora. Buonasera. 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 Buonasera, dottore. Complimenti per la trasmissione. Grazie, sono Maria signora. Da Desenzano del Garda. Sì. Sono gruppo zero positivo. Va bene. E le volevo chiedere, 2 anni fa mi è stato tolto una macchiolina bianca nell'occhio, nella parte interna, sì. Poi ne ho un'altra nella parte esterna e mi è stato detto che è una pinguecola congiuntivale. Sì. Ma non mi ha dato nessuna spiegazione da cosa possa... Ma non c'è pericolo, signora, ma quando mai la medicina ufficiale dà spiegazioni? Ma lei provi ad andare a chiedere dove sta la causa dell'unghia incarnita. Non glielo dicono, ma neanche della forfora dei capelli glielo dicono. Non lo sanno. Sono pronti a dargli 10.000 rimedi, ma non le dicono la causa. Non lo sanno, forse non se lo ponga neanche più. Ossia, i medici se lo pongono quando cominciano ad avere loro i problemi. Quando i medici hanno dei problemi, cominciano a cercare di capire il perché. Perché si accorgono che con i loro farmaci non risolvono niente o con i loro interventi chirurgici. Ma le creava questa pinguicola, signora, qua, le creava dei problemi alla vista? No. Perché di solito non crea grossi problemi alla vista. No, più che altro era...
Era un fatto un po' estetico, perché sì, si sì. spostava sulla pupilla sì. questa macchiolina bianca. Sì. E mi ha detto che nel caso mi toglieva anche l'altra all'angolo sì, esterno sì, dell'occhio, sì. ma io non l'ho toccata. Però soffro anche spesso di congiuntivite. Ecco. Ma no, sono due cose separate. Per la pinguicola, guardi signora, lei è gruppo zero. Quanti anni ha? 58. 58 anni. E a che età le era comparsa? Dunque, saranno 55 anni. A 55 anni. E comunque, guardi, o i latticini, ed è più facile, o i dolci cremosi, o i cereali, ma non sono così importanti i cereali. È più facile l'uso dei latticini, attenzione per quelli di gruppo zero, anche i latticini di capra, che possono dare qualche problemino. Quindi adesso lei se ne tenga ben lontana e le cose potrebbero risolversi. Per quanto riguarda le congiuntivite, signora, la congiuntivite è uno stato infiammatorio, ecco, proprio è causato dall'intossicazione del fegato. Fritti, soffritti, prosciutti vari, salumi vari, possono anche, non in modo prolungato signora, ma sa anche due fette di salame mangiate due giorni di fila le possono portare una congiuntivite. Un gelato mangiato due o tre giorni di fila e lei può avere una congiuntivite. Il gelato lei lo ritiene un dolce cremoso? Ah, quelli con latte, ah, sì. Ah, perché adesso si apre la stagione. No. Ci hanno sempre detto che il gelato fa bene, può sostituire un pasto. Sì, facciamo così. I gelati, i sorbetti di frutta. Ah, okay. Va bene. I sorbetti di frutta, ma anche ad esempio una congiuntivite, signora, anche l'uso per due o tre giorni di fila delle fragole, lei può avere, lei che è di gruppo zero, può avere una congiuntivite. Le noci posso mangiare? Anche un eccesso di noci, sì, sì, sì. Anche le noci in eccesso. Ma le persone di gruppo zero con le noci, signora, 3, 4, già 5 sono troppe e ogni tanto salti qualche giorno, perché le possono portare problemi di congiuntivite, le possono portare problemi di afti in bocca, le possono portare problemi di emorroidi, le possono portare un eccesso di noci, sì, possono causare quello. Ma lei ogni tanto sospenda e tenete conto che le noci, man mano che la temperatura diventa alta, che si va verso l'estate, le noci meno si vedono e meglio sta, insomma. Quindi meglio passare poi alle nocciole per le persone di gruppo zero, alle mandorle o ai semi di zucca, ecco. Però anche un eccesso di noci può portare, però vuol dire mangiarne 6 o 7 o 8 tutti i giorni. Quindi signora provveda. Auguri. Grazie, buonasera. Grazie a lei per aver chiamato. Beh, si bella la precisazione di questa sera, perché le mandorle, come ha detto il dottore, è vero. Io che a volte eccedo, poi sto veramente anche malissimo. Le noci mi vengono proprio le afte, l'ha detto bene. Per le congiuntiviti, un ottimo rimedio, a parte gli impacchi di acqua leggermente salata, ma degli ottimi... Acqua salata? Sì, ho capito bene. Come le lacrime. Ecco, degli impacchi, dei cataplasmi di ricotta. Si prende la ricotta, la si lavora con un poco, se è asciutta, la ricotta magra, ecco. Non importa che sia fresca, anche se ha qualche giorno fresca di frigorifero, la si schiaccia come per fare il ripieno dei tortelli, la si mette su una garza o dentro un fazzoletto, nello strato semplice, ce lo si applica sugli occhi, lo si tiene almeno 2-3 ore, lo si può fare quando si va a letto, si sta lì, è un effetto antinfiammatorio potentissimo. Sapevo per il mal di gola, quindi la ricotta è proprio utile. La ricotta sulle infiammazioni dell'occhio è stupenda. Si può fare quello di argilla, però quello di argilla bisogna stare all'occhio, perché c'è il caso che poi l'argilla si impiastri con le palpebre e con i peletti delle palpebre, ecco, può essere che poi tirarla via può anche irritare le stesse e diventare fonte impacco di ricotta sulle infiammazioni dell'occhio, ma anche per chi ha problemi di glaucoma, anche chi ha problemi di retinite pigmentosa, di maculopatia, per tutte le forme infiammatorie dell'occhio
patologiche dell'occhio, degenerative dell'occhio, il cataplasma di ricotta sicuramente apporta una buona disinfiammazione e apporta quindi un miglioramento della circolazione. Un miglioramento della circolazione vuol dire sicuramente un miglioramento di tutto quanto ha a che fare con la nostra vista. Ecco, vedete, non è vero che ce l'abbiamo qui i latticini stasera? Abbiamo sì. trovato un uso di un latticino. Beh, la ricotta un è un caso ottimo. Eccezionale, ma va. Il cataplasma di ricotta per le forme di tonsilliti, per le flebiti, è un ottimo rimedio. Un cataplasma di ricotta fatto dentro il sacchettino, il vecchio sacchettino da riso, tenetelo e usatelo quando avete problemi, eventuali problemi di flebiti. Con la ricotta possono venire problemi di flebiti se la si usa come cibo, ma con la ricotta per uso esterno sulle gambe si possono guarire le flebiti. Perché questo alto potere si ammanta. Ah, questo alto potere buono è antinfiammatorio. Sì. Ma le nostre nonne queste cose le sapevano già però, sì. Perché io la vedevo già circolare in casa. Facevano dei corsi universitari alle quinte elementari strepitose, quindi erano perfette. Perfetto, abbiamo lo stop pubblicitario, un minuto, vi aspettiamo, siamo in diretta, cercheremo di passare più telefonate sì. possibili. Beh, ma però queste sono abbastanza... Stiamo facendo sfoggio di lingue, però non vogliamo rubare neanche un minuto alla trasmissione, quindi via con le telefonate subito, perché il dottor Piero voleva anche proprio parlarci di patologie che stanno diventando abbastanza conosciute, come ad esempio le diplopie, dopo il caso del calciatore. Dopo se ne caso... parla di più e molte persone riconoscono di averne sofferto, di soffrirne. È una cosa bruttissima. Sì. Perché la visione è doppia, è veramente una cosa che ti disorienta, è bruttissima. Dopo il caso di Gattuso, che è rimasto fermo 6 mesi e non capivano che cosa avesse, e che appunto andava in campo e vedeva gli avversari doppi. Ma non c'è da ridere, è una cosa drammatica. No, ma non c'è da ridere, infatti c'è da piangere. C'è pensare, da piangere. Pensare che un calciatore conosciuto della sua fama in una delle equipe, delle squadre più importanti del pianeta, si è rimasto fermo per 6 mesi, che l'hanno portato in giro per il pianeta per questo suo problema. Bastava che andassero a vedere quello che lui mangiava e avrebbero capito. Ipotesi? E ipotesi, lei? Basta vedere questa foto, basta vedere che sopra l'occhio, sulla fronte, c'è una dermatite, c'è uno sfogo mica da poco. E pensare che abbiamo fatto proprio, era dicembre se non sbaglio, proprio con Claudia, un'intervista proprio finalizzata a questa problematica qui. Oddio, per quelli del Milan abbiamo fatto anche per quello, per quella di Pato e tutto quanto, però non sembra che gli sia servita come lezione, non gli serve, si vede che non guardano Telecolor, è questo. Vanno in giro a portare i loro atleti per il pianeta e poi li perdono per mesi, mesi e mesi. Quindi, e la diplopia, stato proprio di potente intossicazione che va a scatenarsi sul nervo ottico e sui centri nervosi centrali, tutto lì, basta. Bastava mettere Gattuso a un'alimentazione più che severa. Quando abbiamo fatto l'intervista, c'era stato all'epoca, subito dopo la conquista dei mondiali nel 2006, ecco, che Gattuso, che era stato tirato in ballo per possibili storie di doping e via dicendo, e lui si era arrabbiato da focoso meridionale, com'è, insomma, la mia unica vera droga è il peperoncino. E poi nell'intervista ho detto, sta a vedere che proprio il peperoncino, che probabilmente lui lo usava, abbia causato questa storia, perché il peperoncino, se una persona è di gruppo B se la cava bene, se è di gruppo 0 non gli causa dei problemi gravi, gravissimi, ma se una persona è di gruppo B o di gruppo A, il peperoncino colpisce durissimo.
e può colpire durissimo, a creare delle emorroidi, a creare un'esofagite, a creare dei problemi di gastrite, ma può colpire duramente anche, in modo tremendo, anche andando a colpire l'occhio. Anche lontano dall'apparato, sì, diciamo, digestivo, chiaro. Quindi le diplopie, e tra l'altro bisogna stare molto attenti, perché poi le diplopie spesso e volentieri si possono accompagnare ad aumento della pressione, e facilmente potrebbero essere l'anticamera o la spia di una sclerosi multipla. Ah sì, che il più delle volte, manifestare proprio che il più delle volte però quando inizia con le diplopie si può fermare lì, è ben diverso quando la sclerosi multipla comincia con l'inciampare. Quando si comincia con l'inciampare, una sclerosi multipla non è un bel segnale d'inizio. Invece la diplopia, comunque, cibo giusto, disintossicare il fegato. Se non ho visto doppio, abbiamo una telefonata. No, però era importantissima questa precisazione. Va bene. Pronto? Pronto, buonasera. 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 Telefono dalla provincia di Verona. Sì. Saluto tutti. Grazie. Mi chiamo Lauretana, sì, ho 60 anni, vorrei parlare col dottore. Sono di gruppo 0, sì, negativo. Osteria. Volevo chiedere, sono già informata come devo parlare, così tagliamo un po' i tempi. E quando è nata, signora, lei di gruppo 0 negativo? Come? Quando è nata lei di gruppo 0 negativo? Il 10-2 del 53. 10 luglio? 2 febbraio. Il 10 febbraio, toste allora. Siamo tosti? 0 negativo dell'acquario, toste, signora. Ma meno male, perché devo lottare molto, infatti. Sì. E volevo chiederle, a parte quella, la cosa di stasera, non ha mai detto, non ho mai sentito, io un anno che la seguo, la differenza che può fare nei segni lo zero negativo o positivo, che differenza può portare alle persone nel cibo, se c'è differenza o no, non lo che so. Che bella domanda. Guardi. Poi ho altre cose importanti da chiedere, perché, tipo questa, però andiamo avanti col coso di questa sera. E io le spiego il mio problema, e ogni tanto capita che il mattino mi alzo, sono un po' diabetica, sì, non molto però. Cosa vuol dire un po', signora? Un po' vuol dire che prendo del Metforal e da un anno ho dimezzato la pastiglietta. Ma quanto è diabetica? Quanto è quella glicemia del mattino? Sui 120-115. E la sua emoglobina glicata o glicosilata? Ecco, questo adesso al momento non ce l'ho sott'occhio e non me lo ricordo. Quello lì è la cosa più importante. Mi sembra 6, una roba del genere, sei, può essere. No, un conto se 6 e ci siamo. Ecco, 6, 6, 6 e 2 mi sembrava l'ultima volta che l'ho fatta a novembre. Va bene, signora. Lei, come tutti i diabetici, se saltate la cena siete già guariti dal diabete e non dovete più prendere niente. Se saltate la cena. Certo. Ma se lei si mangia un VU intero e un campo di cicoria, tanto per dire una quantità sterminata, la glicemia è sotto i piedi. Appena tocca una fetta biscottata, una galletta di riso, la glicemia alle stelle. Okay. Appena mangia, come abbiamo detto, ma stasera già ci siamo andati sul discorso del diabete, signora. Certo. Vuol dire che lei alla sera è ancora affezionata a mangiare qualche farinaccio. Se lo scordi. No, non le spiego. Il mio problema è che appunto qualche mattina mi alzo con sopra l'occhio sinistro, sì, vicino al naso, proprio mi si fa una sacca come di acqua, sì, gonfio. Bravo. Abbastanza importante. Quando lei mangia dei cereali alla sera, signora, o anche della frutta, se li scordi. Ecco, può essere la frutta, perché i cereali io sto mangiando in un giorno un quarto di panino. Ma lasci stare quel quarto di panino, anche signora. Quel quarto lo devo togliere, insomma. Brava. Beh. Che caratterizza lo zero negativo dallo zero positivo è che lo zero negativo, ancora più rapidamente dello zero positivo, se gli si dice di fare una cosa, prova e la fa immediatamente. Sì, infatti io sono abbastanza... ho seguito tutte le sue regole. Super spartana. Ma se ha seguito le cose, signora, dovrebbe saperlo che anche un panino in una persona che ha la caratteristica di sviluppare il diabete può creare il diabete. E mai e poi mai mangi quel panino alla sera. Mai e poi mai. Il prurito alle orecchie, che non ne ha mai parlato. Signora, stasera adesso siamo andati, già abbiamo fatto il prurito, sì, come no? Abbiamo parlato, il prurito è uno... Ma il prurito, signora, è uno sfogo del sangue. Quindi, sangue intossicato, il fegato intossicato e scatta il prurito. In una persona di gruppo 0 negativo è veloce come il vento. Infatti, in uno di zero, quella frutta, forse. La frutta, secondo me la frutta, infatti.
ieri sera ho mangiato della frutta. Sì. Quindi il suo problema, signora, è tutto lì. La storia dello zero negativo è che ha dei tempi immunitari di risposta immunitaria velocissimi. Sì. Ad alta velocità, ecco, quindi, tanto per stare su un argomento che è abbastanza di attualità. Rispetto ad altri gruppi sanguigni, sicuramente ad altissima velocità. Rispetto al gruppo zero, anche lo gruppo zero positivo è a velocità valida, però in genere il gruppo zero negativo è ad altissima velocità. Quindi la sua risposta sia nel bene che nel male, nell'accusare un problema e nel risolvere il problema, possono essere rapidissimi e velocissimi. Bene. A posto? Grazie. Ci molte. Siamo. E in che, paese della provincia di Verona sta? Io sono di Peschiera del Garda. Va bene. A posto, signora. La dovrò risentire per altri problemi gravi che ho in famiglia, importantissimi, perché... che secondo me faremo dei bei discorsi. Ma vede signora, un'altra caratteristica di quelli di gruppo zero negativo, che vorrebbero che tutto il pianeta stesse bene. Sì, ha capito? Quello è vero. Però non infatti è detto. Sto diffondendo il suo libro, che ho già comprato e tutto, a tanti amici miei, signora, che vorrei che stessero tutti bene. Sente com'è carina. Lo so, ma non è detto, signora, che tutto il pianeta abbia voglia di stare bene. È questa la storia. Sto lottando contro il mondo. Per cui quelli di gruppo zero devono capire che gli altri hanno altri tempi a volte e altra volontà. E non è detto che tutti abbiano quell'istinto tremendo e terribile che ci hanno addosso quelli di gruppo zero negativo. Sì, è vero. Soprattutto per quelli del gruppo zero negativo dell'acquario, che vorrebbero proprio decisamente il bene di tutto il resto del pianeta. È proprio la verità. Quindi, sta dicendo proprio quello che sono io. Sì, signora, mai. Ma, e mi faccio del male così, perché... vorrei fare, ma non posso fare. Può darsi, ma la soddisfazione che ne ricavi in certi momenti è immensa e impagabile. Cara Lauretana, non cambi mai. Sì. Grazie. Resti sempre quella che è una bella. Ma non può cambiare, ce l'ha stampato fino e più andrà avanti negli anni e più diventerà ancora più proprio forte e potente questo istinto. Ed è quello. Bellissimo. Un'altra telefonata. Sì. Pronto? 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 Buonasera. Oh, buonasera, sono Maristella da Novara. Buonasera signora. Ecco, buonasera a tutti voi e grazie. Il mio problema, allora comincio subito così non faccio perdere tempo a nessun altro. Sono RH 0 negativo, 1. Ma stasera vi siete dati l'appuntamento, ecco, tutti zero. Ma guarda, l'impressione, davvero. Poi, allora vado avanti. E lei quando è nata, signora? Io sono nata il 23 settembre del 1947, va bene. Per cui sì, ho quasi 65 anni. Va bene. Allora, soffro di... È una splendida voce. Sì, la sì, ringrazio. Splendida. Grazie. Allora, soffro di ipotiroidismo. Va bene. Ormai sono a dieta senza glutine, chiaramente, ho una cataratta, non me le faccio mancare comunque, maculopatia... Allora. E una diplottia, ho avuto anche un distacco del vitreo. Sì. E poi ultimamente con una influenza mi è capitato di avere anche un versamento pleurico. Ecco. Oh sì, sì, guardi, quest'anno sembra che vada di moda. Sì. Che vada di moda i mangiatori di agrumi, soprattutto arance, mandarine e mandaranci, avere problemi di versamento pleurico e di pericardite. Basta signora, guardi, non le chiedo neanche se li mangiava, secondo me se lei quest'inverno ha avuto quello, mangiava, non faccio l'indovino, non ho la sfera magica, ma è così, guardi signora, lei quest'inverno ha mangiato arancio, mandarino, mandaranci. È vero. Ma, visto che le fragole non c'erano, se no con le fragole peggiorava ancora. Basta, addio. L'inverno prossimo non li tocchi proprio più, guardi. No, in assoluto. Basta. È già la terza persona di gruppo zero che mi capita nel giro di poche settimane che hanno avuto problemi di versamenti pleurici o raccolte di liquido tipo nel pericardio, pericarditi, ecco, vi dicendo, perché mangiavano il bene assoluto che viene consigliato da tutti i medici nell'inverno, le spremute d'arancia. Ecco. Ma lei, stiamo sui suoi problemi della vista, quindi cosa rimane? La diplopia c'è o è sparita? No, la diplopia è un po' ballerina, un po' c'è. Non c'è. La maculopatia è risolta, ecco, o c'è? Dunque, la maculopatia c'è ed è distrofia colloide della macula, sì, non esudazione, sì, però.
Cioè, dicono che sia la migliore tra le cose peggiori della maculopatia. È la meno peggio. È la meno peggio perché sì. È secca. E la cataratta c'è? C'è, è da tutti e due gli occhi, ma non è ancora da operare. Va bene. Signora. Però io lei ho detto, apra, non so proprio cosa mangiare. Lei apra il frigorifero, signora. Sì. Tutto ciò che deriva dal latte di ogni animale, ecco. Lo prenda, chiami a raccolti i cani e i gatti che le stanno attorno e si libera della causa dei suoi problemi. Ecco. Basta. Gli ha risolti i suoi problemi. Il suo essere zero negativo nel giro di poche settimane e pochissimi mesi, ma forse poche settimane, le permetterà al suo sistema immunitario di risolvere i problemi. Quindi i prodotti tipici di Novara, se li scordi signora, quel bel formaggio striato di verde, se magnifico. Lo scordi signora, è vero. Sarà buono e buonissimo, lo farete bene benissimo, ma se lo scordi. È troppo buono il gorgonzola. Ah, certamente, buono signora da vederlo doppio addirittura. Infatti lo vedo doppio. Perfetto, quando lei signora lo usa, vede doppio. E per il glutine, cioè, devo proprio stare sempre indietro? Ma guardi, quei tre problemi che abbiamo menzionato sulla sua vista, signora, sì. Diplopia, maculopatia e la cataratta, sì. I responsabili principali sono latte, yogurt e formaggio di ogni animale. Ho capito. Basta. E il tofu posso adoperarlo, cioè posso mangiarlo? Va bene. Ma Novara siete pieni di canali, siete pieni anche di riso, a parte che anche col riso la tiroide si incavola. Ecco, siete pieni di fiumi, signora, ci avete lì vicino il Ticino, vada a pescare nel Ticino. Quindi e se allora, la cava. Il Ticino nei fiumi del nord Italia, tutto sommato, è ancora valido, accettabile. Certo. Vada a pescare. Va bene, o vada a caccia. No, questo no, non lo tollero. No. Al mattino per me è un problema perché cosa mangio al mattino? No, signora, cosa mangia? Ma non perché, ci stiamo più. Perché non vuole siamo andarsi più d'accordo. A mangiare al mattino? Si alza, signora, si beve una tazza d'acqua tiepida e va fuori. E guarda tutta attorno a Novara, tutto adesso è tempo di semina delle risaie, tutte quelle belle sterminate, distese di campi pieni d'acqua, e lei signora è a posto, a metà mattino non mangia il riso, mangia la quinoa, è a posto. Okay. Comunque almeno... signora non dica così, faccia un piccolo investimento, prenda il libro La dieta del dottor Mozzi, ecco. O se lo faccia regalare. Ecco, forse devo farmelo. Guardi, vada al suo gruppo sanguigno, piano certo. Alimentare del gruppo zero, vero certo. Lei? Zero, e vede che c'è la colazione sia per l'estate che per l'autunno o quella più indicata in inverno e primavera. E a parte quella famosa, ormai mitica tazza di acqua calda del mattino, però ci sono veramente una ventina di alternative. Ma le persone di gruppo zero, signora... Una ventina di alternative, guardatele qua. Soprattutto sì. Gruppo zero negativo, una tazza d'acqua tiepida appena alzati e poi per almeno 2 ore a fare attività fisica da sbrogliare le proprie faccende fino a che non viene fame. Quando viene fame, mangia. Posto. Ecco. Ok. Comunque non a vogliamo posto. Più sentire, ma allora che cosa si mangia? Che è stato un po' il ritornello no, è vero. Dei però primi il libro, anni di trasmissione. È vero, questo l'ho sentito e infatti vi seguo tantissimo. Però il libro, dove lo trovo? Perché nelle librerie non riesco a trovarlo. Questa è una buona domanda. Io l'ho trovato recentemente in vendita anche in una parafarmacia. Sicuramente lo si può ordinare alle allora? Mogliazze, alla cooperativa mi pare, no? Certo, ho che il numero. Arrivi sì. Per corrispondenza. Chi è nelle zone invece del Piacentino lo può trovare anche dal nostro fotografo di scena Gianfranco Negri, che riproporremo in onda sì. Anche presto, oppure nei negozi del biologico, va bene. Anche nei supermercati Natura sì, lo si trova, lo perfetto. Si trova, allora basta richiederlo e lo si trova. Va bene, io vi ringrazio allora. Grazie a lei. Per grazie averlo. A loro, buonasera, auguri, grazie. Sera. Grazie, auguri. Buonasera. Sì, molti si chiedono davvero, perché a volte va esaurito, però penso che vengano poi riforniti di nuovo tutti i vari negozi, i centri. Comunque chi chiamasse la cooperativa Le Mogliazze lo sì, può ordinare. Sì, ma poi è proprio...
o ai mercatini. Non è difficile. È difficile trovarlo. Procuratelo. Sì. Fatevelo regalare, può essere anche una prova d'amore o di affetto, di solidarietà tra amici. Allora, vogliamo passare un'altra telefonata? Sì. No, ci possiamo prendere un minuto intanto che smistiamo le telefonate. Allora. Quindi, allora, mi sembra un po' complicato, perché lei ha citato il tè come un ipotetico nemico, soprattutto quando ci sono questi fattori tipo tic. Sui problemi, ad esempio, diciamo più sui tic nervosi, che possono, chiamiamoli tic nervosi, insomma, questa alterazione praticamente della muscolatura involontaria che non è sotto il nostro controllo, ecco, che si altera e perde l'autocontrollo che è stampato proprio nella muscolatura e nel DNA e tutto quanto. E il tè, soprattutto sulle persone di gruppo AB, di gruppo 0 e di gruppo A, il tè nero, il tè deteinato, il tè verde è abbastanza accettabile, anche se quelli di gruppo 0 ci devono stare all'occhio, può scatenare queste problematiche proprio. Benissimo. Questa quindi non è così innocente. Improvvisa alterazione ed è perdita del controllo e dell'equilibrio della muscolatura, per cui anche le palpebre stesse, che uno comincia a sbattacchiarle, oppure proprio l'occhio che comincia ad alterare tutto quanto, insomma, ad alterarsi. Va bene, poi ricordiamoci di parlare anche della perdita della lacrimazione, l'occhio secco, però mi pare che adesso dobbiamo rispondere. Sì, un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Dottor Monti, buonasera. Buonasera. Prima di iniziare qualsiasi cosa, le porto i saluti di mia sorella e mia madre, che la seguono da tanto tempo e assiduamente. Va bene. La chiamo per sapere se è possibile risolvere un problema legato alla vista. Io ho un cheratocono. Sì. Ora ho 41 anni e ce l'ho praticamente dall'età di 17-18 anni. E il suo gruppo del sangue qual è? B positivo. B positivo, guardi, si dimentichi i cereali con il glutine. Sì, senz'altro, questo l'ho appreso e me l'hanno trasmesso mia madre e mia sorella. So perfettamente che questo per me è nocivo e velenoso, ma può regredire evitando di mangiare glutine? Beh, certamente ci può essere proprio intanto fermare il danno che può progredire, e potrebbe anche risolversi. Poi bisogna vedere in che situazione è, bisogna vedere un attimo il suo referto. Il prolasso è abbastanza avanzato, sì. Sì, il suo, bisogna vedere un attimo il referto suo. E attenzione per quelli di gruppo B, quando si hanno queste manifestazioni a carico dell'occhio, che anche il latte, anche se appartenete al gruppo sanguigno, che in teoria ci andate abbastanza d'accordo con latte derivati del latte, ma meno li usa e meglio è. Sì, c'è da stare molto attenti anche allo zucchero, però i responsabili principali possono essere proprio questi, dolci e zuccheri. Possono essere sicuramente i responsabili principali i cereali con il glutine, e deve stare molto ma molto attento anche a latte derivati del latte. Sicuramente. Lei quanto è alto? 1,75 m circa. E quanto pesa? E adesso, da quando mangio meno glutine, meno pane, 65 kg. Quindi il peso si sta avvicinando a un peso accettabile, insomma, deve perdere ancora qualche chilo. Confesso che fino all'anno scorso... Diceva fino all'anno scorso? Mangiavo quantità di parmigiano e cereali, diciamo. Sì. Quindi, questo non dovrei dirlo. Gli altri alimenti a cui deve fare molta attenzione sono la carne e i salumi di maiale. Deve stare molto attenta all'uso del pomodoro, anche se sicuramente non è stato il pomodoro la causa principale del suo cheratocono. Però adesso, quando poi si instaura una patologia, perché avvenga praticamente la risistemazione di tutto quanto, c'è bisogno di astenersi nel modo migliore possibile o nel modo più assoluto possibile dal contatto con tutte queste molecole,
che possano interferire con l'autoriparazione che è in ogni programma genetico di ogni essere umano, perché in ogni essere umano c'è stampato dentro anche il programma di autoriparazione, come avviene per i tagli sulla cute, c'è anche per i danni che avvengono all'interno del nostro organismo, come potrebbe essere il danno, tanto per dire, di una steatosi epatica, come potrebbe essere il danno di una cisti renale o un danno a livello dell'utero di un fibroma o via dicendo, faccio degli esempi, ecco. Quindi il contatto con queste molecole che possono essere usate in modo frequente, come potrebbe essere la carne di pollo, il pomodoro, le nocciole o le arachidi, come possono essere sicuramente i cereali con il glutine, che sono quelli più usabili, soprattutto qua in Italia, ecco, meno li vede e più ha la possibilità di risolvere il suo problema. Lei ha detto la carne di pollo? Ah, per le persone di gruppo B il pollo può creare dei seri problemi. Ho capito. Non so se lei... Da dove ci ha chiamato? Da dove ci segue? Ah, da Roma. Da Roma. Da? Da Roma. Da Roma? Ah, quindi no, siamo collegati tutti in rete. Non so se lei sta usando queste sostanze, però sicuramente determinati tipi di carne, anche cruda, sa? Non nomino il cavallo se non Antonella mi strafulmina. No, no, non lo faccio. Ecco. A proposito di Roma, certa chiedo, carne, certo pesce, ma anche crudo, come il salmone crudo col limone, e se la può cavare decisamente bene. Quando ci sono dei danni da riparare, le proteine e i sali minerali sono elementi fondamentali. L'autoriparazione, che appunto abbiamo nel nostro programma genetico, avviene attraverso le proteine giuste e i sali minerali giusti e le vitamine giuste. Quindi verdure giuste. Tra l'altro lei ha la grossa possibilità di usare anche dei legumi validi, validissimi, come i fagioli bianchi di Spagna, proteine del pesce giuste, proteine della carne giuste, e se poi ci aggiunge anche l'uso delle uova, guardi, credo che il suo cheratocono può trovare una risoluzione valida. Benissimo, grazie mille dottore. Stia attento anche all'uso eccessivo di riso e di miglio. Quindi i cereali via, insomma. E quando si hanno queste patologie, che praticamente anche per la medicina ufficiale non c'è santo che tenga, non vanno, okay. Non capisco, non sanno da dove salti fuori, insomma, questo problema. E infatti. Mistero. Le dicevo di Roma, volevo segnalare a lei e alla redazione che da qualche tempo a questa parte non riusciamo più a vedere la tua trasmissione. Ecco, io non so bene come sia il discorso della rete, so che stiamo provvedendo a ripristinare una sorta di rete di televisioni, per cui ci sarà la distribuzione di questo programma, di queste trasmissioni ed altre in buona parte dell'Italia. Però nel frattempo, se volete, potete seguirci in streaming, quindi dal computer. Può essere più o meno comodo, però insomma chi proprio vuole mantenere il contatto con il dottor Mozzi, ad esempio, lo può seguire così. Perfetto. Va bene? Di nuovo grazie mille. Grazie per aver chiamato. Complimenti. Poi da Roma. Buonasera. Vuol dire proprio avere grande fiducia in noi, e questo ci ripaga di tanti sacrifici e un po' di, come possiamo dire, un po' di delusioni, perché anche noi ne abbiamo da annoverare. Abbiamo lo stop pubblicitario e poi vi aspettiamo per l'ultima fetta di trasmissione. Beh, ormai ci accontentiamo di fette di trasmissione, visto che non possiamo neanche più parlare di dolci. Ben ritrovati, abbiamo ancora la possibilità di rispondere a qualche telefonata, l'argomento lo sapete alla vista, ma ormai a questo punto i giochi sono fatti, quindi le telefonate verranno smistate tra quelle numerose già arrivate.
È stato bello attraverso le chiamate sentire, ripassare e capire che il gioco si fa sempre più duro, se volete, e che a parte i nostri nemici storici, che quelli restano sempre due grandi baluardi, quindi i cereali col glutine e il latte con tutti i suoi derivati, i latticini, queste sono state le due grandi intuizioni del dottor Piero Mozzi, oggi confermate da numerosi studi scientifici, e ormai ci sono moltissimi medici che avvalorano queste tesi. Però a parte questo, ognuno di noi deve fare i conti con alcuni alimenti che possono essere nemici per il proprio segno, ma anche per la propria individualità. E poi l'abuso di un alimento è sempre un cattivo indice. Significa che nel tempo ci darà quell'alimento, ci darà problemi se ne stiamo abusando. Basta così? Ci siamo, basta sì. Così, ci siamo. Pronto? Per il contatto. Pronto? Buonasera. Buonasera signora. Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Da Milano. Benvenuta. Dica pure signora, qual è il suo problema? Sì, allora, il mio problema, allora, io innanzitutto chiamavo per me stessa, ho un cheratocono come il signore della telefonata precedente, sono di gruppo A, e chiamavo anche per mio figlio che nello stesso occhio, nel sinistro, ha un dermoide ed è anche lui di gruppo A. E la vostra colazione quotidiana qual è, signora? Allora, io la seguo da un po' di tempo, la mia colazione è cambiata completamente. Adesso mi faccio la mia frittatina, bevo il latte di soia. Sì. E mio figlio anche. Non beve più latte di mucca e cerco di evitare il più possibile. Ma quando avete sviluppato queste patologie qua, chiamiamole così, sì. Voi stavate usando latte derivati del latte? Io sì. Mio figlio è nato già col dermoide nell'occhio. Quanto tempo ha suo figlio? Mio figlio adesso ha 13 anni. Ah, suo figlio quindi è nato proprio con questo? Sì. Ha sentito all'inizio della trasmissione che abbiamo parlato che quando i bambini vengono al mondo che hanno già delle problematiche sulla vista, sì, facilmente la madre, almeno nell'ultimo mese, si è alimentata in modo sbagliato? Sicuramente la mia alimentazione era completamente sbagliata. Facilmente lei avrà usato proprio latticini anche nell'ultima parte della sua gravidanza. Sì, sicuramente. Bevevo molto latte anni fa. Sì. E lei ha allattato suo figlio? Sì. È riuscito ad allattare? Fino a 5 mesi. Fino a 5 mesi. Beh, è stato discreto, brava. Insomma. Sì. E adesso come va? Siamo entrambi astigmatici. Sì. Avete tolto tutti anche i latticini di capra, signora? E ogni tanto li mangiamo, una volta alla settimana. Facciamo che li togliete completamente? Sì. Quindi anche i cereali, quindi, da quanto ho capito, dovremmo... Sì, anche se le problematiche principali ve le siete create con l'uso frequente, quotidiano e abbondante di latte derivati del latte. Certo. Lei quanti anni ha, signora? Io 41. 41 anni. Sì. Bene, comunque se adesso, secondo me, potrebbe sicuramente, astenendosi totalmente da ogni tipo di latte e di derivati, potrebbe sicuramente migliorare. E poi aumentando, e anche per suo figlio, tra l'altro ha sentito prima quando parlavo del cataplasma di ricotta, almeno sì, due o tre ore alla sera, quando uno ha letto nella prima parte del sonno lo può tenere, poi casomai trova il modo di fissarlo, ecco, e sicuramente aumentate la quantità di pesce, aumentate la quantità di legumi, la quantità di verdure. E devo dire che mio figlio fino a qualche anno fa soffriva anche di congiuntivite e non si sono più presentate da quando abbiamo eliminato il latte. Beh, ma le congiuntiviti sono proprio un fatto di intossicazione acuta, di infiammazione. Sì. Le ho detto a una persona del gruppo A, basta mangiare un gelato 3 giorni di fila, sì,
che non sia gelato di sola frutta, ma gelato alla crema, di creme, insomma, e si trova la congiuntivite, signora. Mangia una fetta di salame o due o tre una sera, al mattino dopo può avere la congiuntivite. Anche se con i bambini non... è un po' difficile fargli seguire questa ma dieta. No, ma guardate, non è, sì. Ma non è così, sì. Guardate, i bambini, non è detto, i bambini se gli si dà la responsabilità... La stanno seguendo ai miei figli. Se i bambini li si fa capire... come è importante stare bene, i bambini lo capiscono perché lo sanno che non stare bene per loro praticamente può voler dire non poter giocare, può voler dire non stare insieme agli altri bambini, agli altri loro compagni. Quindi i bambini, forse i ragazzini, forse sono molto ma molto più responsabili degli adulti. Ma quindi secondo lei il problema del keratocono si può addirittura risolvere o solo bloccare? Provate, signora. Ogni persona è sempre un caso a sé. Sì. Lei dove abita? A Milano? A Milano. Sì. Nord, sud, est, ovest? Sud-ovest. Sud-ovest. No, sud-ovest, va bene. Quindi dove è più comodo? A Pavia o a Monza? A Pavia. Allora, ogni mese può venirmi a dire, a raccontare come va la sua storia. Casomai farmi vedere anche, basta un attimo, un po' delle sue varie referti e che così vediamo un attimo bene com'è la storia. Va bene, dottore, la dite sempre, mi raccomando, ogni tanto dite sempre bene, perché gli oculisti sono speciali nel scrivere quasi in arabo, ecco, dite bene ai vostri medici che se il referto non è stampato, che sia scritto a mano, che sia scritto in modo leggibile. Giusta precisazione, auguri a questa giovane signora, giovane sì, mamma. Ci sono delle categorie di medici che sono specializzati in scarabocchi proprio. Il che è una scorrettezza tremenda, mi fa arrabbiare. Dovrebbero scrivere in maniera leggibile tutti, e dovrebbe essere proprio obbligatorio per legge, come dice lei, o perlomeno battertelo a macchina, perché a volte è umiliante dover decifrare queste cose. Sì, soprattutto... Già che il linguaggio non è sempre intellegibile. Sì, e poi anche la complicazione della grafia è proprio mancanza di rispetto. Ok. Abbiamo temo l'ultima. Che sarà l'ultima telefonata. Penso l'ultima, sì. Pronto? 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 Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Dica pure, signora. Sì, mi chiamo Ida, chiamo da Monza Brianza. Va bene. Benvenuta. Però io chiamo per i miei nipotini, dottore. Sì. I due gemellini. Sì. Che bello. Va bene, ho capito. Perché hanno avuto questi problemi già agli occhi. Sì. Il bambino appena poco dopo che avrà avuto 15 giorni che continuava a lacrimare l'occhio e lo pulivamo con la camomilla. Sì. E adesso anche la Sofia, settimana scorsa. Poi hanno avuto il vaccino, lacrimava ancora di più. Sono maschi o femmine? No, maschio e femmina. Maschio e una femmina. Quindi sì. Ho capito. Che il gruppo del sangue dei due qual è? Dei due adesso ho convinto l'Elisa, andiamo senz'altro la prossima volta che si va dal pediatra si prescrive il gruppo del sangue. E si sono... appunto adesso hanno consigliato anche le pappe a 5 mesi, troppo presto. E si sono manifestati dopo le vaccinazioni questi problemi? No, il bambino dopo un 15 giorni che è nato subito, che lo stava anche allattando, l'Elisa stava molto attenta alla dieta, ma però... E lì bisogna sapere, almeno, dunque, il gruppo del sangue, se non sbaglio, mi sembra di aver capito la persona, Elisa, se non sbaglio, è di gruppo A. Sì, perché dalla sua voce, da quel fatto che sono gemelli, mi sa che ci conosciamo. E invece il papà che gruppo ha del sangue, signora? B, gruppo B. Mamma mia, che allora lì è un terno all'otto sapere che gruppo del sangue. Bisogna farlo perché, e basta. Difatti è quello che le dico l'Elisa, le consigliano anche la frutta, la carne, appunto, la prima pappa. Da un gruppo sanguigno A e un gruppo sanguigno B può venire fuori un A, un B, una B, ma anche uno zero, signora. Quindi, e il fatto che nonostante siano gemelli, però non sono gemelli, non sono monovolari, ma sicuramente uno tollera meno bene dell'altro certi alimenti. Sofia ha sofferto molto le coliche perché appunto lo tollera meno il latte la Sofia. Alessandro no, lo tollera un po' di più, ma la Sofia lo tollera meno, quindi capiamo anche noi insomma.
La cosa adesso che... con le pappe le dà la crema di riso e facciamo il tacchino. Beh, il tacchino va bene universalmente, ogni tanto capita qualcuno che non toglie il tacchino, come pure il merluzzo, la trota o il salmone o lo sgombro o il tonno, o le, bene o male sono alimenti universali, ecco, sì. Che sono come pure carote, zucchine, finocchi. E difatti adesso le stiamo dando erbette, delle carote e delle zucchine, però erbette. Non sappiamo se dobbiamo inserire altra verdura. Guardi, la carota, lo zucchino e le erbette, ossia le biete o le cose, signora, sono tollerate a grandi linee da tutti quanti. Poi ogni tanto c'è qualcuno che non tollera la carota. Anche se hanno 5 mesi non è troppo presto. Ma no, guardi, sulla verdura non... Sì, ma su quale... ci interessava tanto su quelle verdure... Ma difatti volevamo chiedere alla signora Antonella lì come fare per conservarlo, almeno, cioè... Al latte d'asina. Guardi, è stato veramente problematico. È un problema. Mi tocca su una nota dolente. Però per fortuna il latte lì che abbiamo trovato non ci sono le maltodestrine. Sì, già questo è un fatto. Almeno quelle non c'è in quel latte lì. Già no, il latte d'asina è stato un ottimo prodotto per noi, un buon surrogato del latte materno, certo. E qua in zona si trova a Bergamo o Milano, bisogna andare. Signora, fateli fare. Bisogna surgelarlo, non lo so. Io ho dovuto surgelarlo, però fate con fare risultati il catastrofici sangue. A volte. Ecco, io faccio fare il gruppo del sangue, la cosa indispensabile è questa. Va bene. Poveri piccinini, già li buchiamo, Pensare sì. Che quando nascono i bambini vengono già fanno già un esamino, sì, del sangue. Se cortesemente non ha voluto farlo. Ma se cortesemente ce lo dicessero i medici, almeno quelli che nascono in ospedale, eviteremmo di fargli l'esame a distanza di qualche mese. Difatti noi l'ha chiesto in ospedale, ma non so se per la spesa o cosa, dicono sono troppo piccoli e poi non esce l'esame giusto del gruppo, non lo so, non hanno voluto farlo, insomma. Ho capito. Non l'abbiamo chiesto. Però in particolare l'Elisa che si è alimentata tutta la gravidanza, come dice il dottor Mozzi, i bambini sono nati con una carnagione, ho notato questo particolare in ospedale, loro avevano una bella carnagione bianca e invece tantissimi bambini, proprio tutto il viso rosso avevano, nascevano con la pelle, il viso tutto rosso, non so se è infiammazione, cos'era appunto. È facile. Vede. E invece i nostri, che ha seguito 9 mesi l'alimentazione, come diceva il dottor Mozzi, era una bella carnagione, bella bianca. Insomma, però che fortuna, due chiara. Gemelli, un maschio e una femmina, proprio fortunata sua figlia Elisa. Complimenti. E auguri. E auguri davvero. Allora lei li conosceva già questi gemelli, questa, eh? Sì, queste ci conosciamo, sì, poi... Vabbè, insomma. Sì. D'accordo, possiamo concludere? Sono rimaste delle problematiche, ma va a finire che dovremo parlarne ancora, perché c'è tutto il problema delle secchezze oculari, della mancanza di lacrimazione, dall'eccessiva lacrimazione, va a finire che riprendiamo... Non ce lo può dire adesso? Cioè questi sì, si può dire. Sentiamo, ecco. Qual è stato il trend delle telefonate da Carlotta? Sì, molte persone purtroppo con maculopatia, problema di maculopatia. Una signora che voleva una curiosità, voleva sapere come togliere le borse sotto gli occhi a livello proprio estetico. Togliere le borse sotto gli occhi, che gruppo del sangue era? Non l'ha detto? Gruppo zero. Anche con la frutta si possono formare le borse sotto gli occhi, ma sicuramente se elimina tutti i cereali le borse sotto gli occhi non ce l'ha. Se la sera salta la cena o se mangia una bistecca o del pesce, le verdure, al mattino non c'ha le borse. Appena mangia un'unica fetta biscottata, al mattino c'ha le borse sotto gli occhi. Ma pensa. La ritenzione di liquidi, che lo si nota, proprio da queste borse che si formano, da questo accumulo di liquidi sotto l'occhio, è causato proprio dai cereali e dai dolci, dagli zuccheri, da tutto ciò che fa come da spugna. Io dico, faccio sempre l'esempio delle spugne di mare, che quando sono secche pesano 20 grammi, sono grosse come un pugno, ci mettete vicino un litro d'acqua, pesano 1,20 kg e diventano grosse così. E lo stesso sono i cereali, i farinaci, gli zuccheri, lo zucchero anche della frutta, che poi trattengono liquidi all'interno del nostro organismo. Che uno si può trovare questi liquidi o sotto gli occhi oppure anche alle caviglie. E uno si può trovare questa ritenzione idrica. Ecco.
Grazie anche per questo consiglio. Poi ha chiamato la signora Anna, a cui è stata dedicata la puntata, e ha fatto complimenti vivissimi per la trasmissione, molto interessante, e un grazie molto affettuoso a lei. Che ricambio con tanto affetto, davvero, mi commuove. Sì. No, io direi, se vogliamo rubare altri 2 o 3 minuti di trasmissione, sì, ma toglierci almeno la soddisfazione di dire un pochino tutto, sì, la lacrimazione che può essere in eccesso o le in difetto. Problematiche della lacrimazione, che può essere assenza assoluta di lacrimazione, no? Che diventa secca, giù, gocce artificiali, lacrima artificiale, vi dicendo. E che poi possono invece essere il segno di quella patologia autoimmune che è la sindrome di Sjögren, che comporta secchezza di tutte le mucose, vi dicendo, tra cui quella dell'occhio, anche della bocca, vi dice, insomma, e di tutte le altre mucose. E ho l'eccesso di lacrimazione. L'eccesso di lacrimazione è la conseguenza proprio una reazione immunitaria, come può essere la secrezione nasale, il naso che cola, gli sternuti, il muco, il catarro che si forma nelle vie respiratorie alte o che si forma in gola. Sicuramente qualcosa che non viene ben tollerato può portare a questo effetto. Invece, e lì possono essere tante le cose, dei salumi, dei formaggi, dei cereali, dei dolci, dagli zuccheri, dal pomodoro, a seconda delle caratteristiche immunitarie di ogni persona, del gruppo sanguigno. Invece il discorso della sindrome di Sjögren, che caratterizza proprio la secchezza, che è caratterizzata dalla secchezza oculare, è proprio dietro a questo problema ci stanno i cereali, soprattutto quelli col glutine, ma anche tutti gli altri. Quindi chi ha problemi come il Sjögren, che è parente stretto del lupus, lupus eritematoso sistemico, dell'artrite reumatoide, delle fibromialgie, delle connettiviti e via dicendo, se vengono eliminati i dolci, gli zuccheri, frutta compresa, soprattutto per quelli di gruppo 0, e i cereali, gli occhi cominciano a lacrimare da soli, senza bisogno di prendere, ma le persone se ne accorgono, perché quando si alzano al mattino l'occhio può essere ben lubrificato, perché nelle 10-12 ore che uno è passato a letto senza mangiare ha smaltito tutte le tossine e l'occhio ha ripreso a funzionare. Poi è sufficiente una colazione a base di una brioche, a base di 2 fette biscottate, di una galletta di riso e Sjögren riparte e improvvisamente l'occhio diventa secco. La situazione precipita. Bene, è stato, penso, bellissimo anche questa sera. Sì. Grazie per veramente tutti questi consigli, queste spiegazioni, sì, queste riflessioni. Siamo in chiusura, riparte Doris Day. Ma aspettate a far partire Doris Day. Volevo dire... Sì, volevo dire, se la vuoi godere tutta proprio. Mi devo scusare con un bel po' di persone che erano venute alla conferenza del 30... di aprile a Belgioioso, perché il maltempo e un po' la mala organizzazione ha fatto in modo che molte persone sono dovute andare via, il maltempo era proprio tremendo. Allora, il giorno 2 di giugno, che è festa anche nazionale, che è un sabato, alle ore 14:30 in un posto al riparo dalle intemperie, ecco, ripetiamo la conferenza e aggiungeremo tra gli argomenti anche la fitoterapia adatta ai vari gruppi sanguigni, per cui chi vuole si mette in contatto però con il sito www.belgioioso.it, in modo che prendano contatti e che non ci siano quindi più problematiche come quelle che hanno portato a questo scontento, a questo disastro. Quindi chi vuole potrà partecipare, non ci saranno spazi immensi, però sicuramente tante certo, persone. Va bene, come al mentre solito, invece la mia comunicazione velocissima per dirvi che nel mese di giugno faremo il bis di puntate con il dottor Mozzi. Uno sarà un numero speciale dedicato alla lettura del libro, quindi lo
lo analizziamo insieme. Invece la seconda settimana di giugno avremo la nostra, il nostro appuntamento mensile, non andremo in ferie nemmeno in luglio, per cui questo sarà veramente il nostro modo per ringraziarvi, tenervi compagnia, sentirci ed essere forse un pochino utili. Grazie a tutti e godiamoci. Arrivederci a tutti. Grazie Carlo. Buona serata. Grazie. Ciao Carlotta, grazie. Ciao Piero. Al dottor Piero, godiamoci. Doris, grazie a tutti, a Telecolor, Antonella, Gianni, Carlotta e a tutta la e a tutta l'equipe, a tutta l'equipe, a tutto lo staff di Telecolor. What will be Now I have children of my own They ask their mother What will I be Will I be handsome Will I be rich I tell them tenderly Que sera, sera Whatever will be Not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera.